amici di Pedipedi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i nostri ospiti. E oggi abbiamo un ospite sempre nisseno, anche se adesso da un po' di tempo non abita più qui a Caltanissetta, ma ogni tanto viene a trovare la famiglia, viene anche a fare dei lavori sempre per la nostra città. Ed è un personaggio molto molto interessante. Non vi dico niente, vi dico soltanto che è un ragazzo con una barbona. Ecco, vediamo se è puntuale, che questa è una cosa molto ma molto importante. Vediamo se è puntuale. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo qua, è puntualissimo, eh? Attenzione! E quando abbiamo gli ospiti puntuali, noi siamo contenti. Perché, buongiorno, eccolo qua. La puntualità è inutile, anche questa è professionalità. Ciao a tutti. Avete capito che abbiamo Luca Vullo, avevo detto, un ragazzone con la barbona. Roba seria. Allora, ci siamo, Luca. Prontissimo. Allora, noi intanto mettiamo il nostro. Una cosa importantissima della trasmissione, guarda, ecco. Proprio la tecnologia proprio avanzata. Noi questo mettiamo il nostro, guarda, dobbiamo dare il nome, abbiamo detto anche agli amici, ai nostri amici, che tramite la nostra pagina Facebook possono anche dare un'idea. Allora mettiamo il nostro timer a 50 minuti e iniziamo questa nostra chiacchierata con il carissimo amico Luca. Intanto facciamo manovra, attenzione. Comunque caldo, vedi che sta compa, gratiamo che c'è caldo. Allora, così muoio. Benissimo. Dopo 10 minuti mi trovi liquefatto. Se vuoi questo effetto, e tu sei abituato ormai all'ontra, con il clima di cose rante, le strade cranti. Abbiamo capito, la puntata sarà fantastica. Allora, facciamo, avete capito? No, serietà. Sì, infatti sei molto serio in queste puntate. Allora, adesso iniziamo. Io all'inizio dico sempre la stessa cosa a tutti gli ospiti, dico definisciti, cioè fai un quadretto, spiega un po', anche perché, attenzione, molti magari diranno: ma qua è Kiss? Certo, non sono Gesù Cristo ancora, non mi pare. Ci stai lavorando? Ci stiamo lavorando. Benissimo. Siamo in lavorazione. Allora, chi sono? Minchia, non è facile, è una cosa abbastanza complessa. Dai. Sono un regista, produttore professionale. Mi occupo di documentari, soprattutto abbiamo fatto tanti documentari anche con il qui presente dottor Gallà. In tempi non sospetti, quando ancora in questa città non si parlava neanche di cortometraggi, noi abbiamo fatto i primi cortometraggi insieme, se ti ricordi, anche da Comune Venise Cumpa. Ma questo ne parleremo, esatto, le varie cose. Quindi da lì è iniziato il mio percorso cinematografico, con la mia casa di produzione che si chiama Onde Emotive, creata a Caltanissetta, adesso trasferita a Londra da 4 anni, e quindi mi occupo di audiovisivi anche in termini di videoclip musicali, spot e tutto quello che riguarda l'audiovisivo. Ma chi sta è una cosa. Io infatti non so, io mi sto agitando con le mani, esatto, perché dobbiamo entrare in un discorso che dobbiamo dire delle cose. Proprio grazie a uno dei documentari che ho fatto, come sulla gestualità del popolo siciliano, che si chiama La voce del corpo, bellissimo documentario, dove io canto, dove tu canti, e dove spesso mi succede, soprattutto nel nostro territorio, che la gente mi ferma: ah, tra le cucce che tu capisci la voce del porco. Cioè, vabbè, più o meno sì, quella. E da quel documentario, al momento in cui mi sono trasferito a Londra, è iniziato un percorso straordinario della mia vita, perché mi hanno chiamato per fare l'insegnante di gestualità, inizialmente per gli Olà di Pirandello al National Theatre di Londra. Tu immagini, compa, arrivato da 3 mesi, per 4 mesi a Londra, mi chiama e dice: ma sei disponibile a fare lezione ai 45 attori professionisti al teatro? Tu ancora non sapevi neanche, sono sicuro, neanche parlare bene l'inglese. Con una padronanza linguistica di una crapa, fondamentalmente, come tanti di quelli che sono convinti a studiare l'inglese a scuola, e parla the pen on the table, cioè chiaramente un inglese posticcio, a chiedere, a spiegare a sta gente professionista che per uno spettacolo intero, giuri, di spettacolo facevano sempre così: ciao, come stai? Bene, tu come stai? Cioè, ma che minchia fate, piccio? C'è una roba agghiacciante. Allora lì è nata la mia prima assurda esperienza di insegnare i gesti siciliani,
sullo spettacolo di Viola di Pirandello. Da lì si è aperto un mondo infinito, perché cominciai a fare interviste sul The Guardian, mi chiamò la BBC come esperto esterno di gestualità italiana, sì, per, perché in una film fanno sempre così, ah, esatto. E allora tu come quando, quando non c'è un caso, c'è una grammatica che ho studiato in questi anni, mi sono documentato, ho letto tantissima roba, ho incontrato tantissimi linguisti, esperti di comunicazione non verbale, eccetera, e da allora sono diventato a tutti gli effetti un esperto che insegna nelle università in giro per il mondo la gestualità come aspetto fondamentale per comprendere la cultura italiana. E questo è diventato, compare, avevo 4 anni che ha ferrito tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia. Ti seguiamo. Ed è un'altra attività. Piccio, ma non venimmo ancora, giusto Roberto? Questo piano piano, infatti abbiamo in 50 minuti ce la faremo. Questa è un'altra delle cose pazzesche che sto continuando a fare, del quale posso, se mi consenti, diciamo, puoi dire tutto quello che vuoi. Posso anticipare. Io non taglio niente, anche perché nel montaggio mi si gira. Bravo, quindi metto tutto liscio, quindi te lo dico. Io adesso, dopo l'attività quindi didattica e di tutor, di coach per l'attori, eccetera, adesso è diventato il mio spettacolo. Per cui ne ho fatto uno spettacolo che si chiama La voce del corpo, che è già uscito all'estero in diverse realtà. Adesso faccio uno spettacolo per esempio a Londra fra pochi giorni, ma uscirà in Italia ufficialmente a dicembre. E minchia, qui lo dico e qui lo nego perché non sappiamo che succede, la premiere nazionale, signori e signori, la facciamo a Caltanissetta. Bravissimo. Al Teatro Margherita. Perfetto. Non si babbia, cosa serve? E lì dobbiamo essere tutti. No, e se non venite siete tutti qua. No, anzi, ci saremo anche perché magari qualche giorno prima faremo qualche speciale, faremo in modo da informare un po' tutti. Anche giusto. Perché è giusto che si dia un giusto spazio a chi porta realmente alto il nome di Caltanissetta nel mondo. Tipo Pannella. Mangia anche a Paroluna, Poi tra l'altro c'è anche da dire un'altra cosa, che se ci pensi questo è un aspetto che ci appartiene e che ci identifica nel resto del mondo, però nessuno mai l'ha spiegato a livello proprio linguistico, teatrale, artistico, sì. Agli stranieri. Cioè ci sono stati dei corsi, dei libri, delle cose fatte da docenti e da linguisti, ma a livello proprio di spettacolare sono il primo ad averlo fatto in tutto il mondo, e quindi è una cosa che parte comunque da Caltanissetta, nel senso io sono nato e cresciuto certo, in questa città. Certo. Infatti io nella premessa, quando stavo venendo a prenderti, ho detto questo, che sta fuori, però lui, ricordiamoci che torna a lavorare a Caltanissetta, e parte tutto questo da Caltanissetta. Questa è una cosa importante. Una cosa fondamentale e importante. Sì, non sogno uno di chi di Casineo e non gliene fotte più niente del suo territorio. Cioè, anzi, lo cerco di valorizzare e di promuovere con la mia attività sempre il mio territorio. È la Sicilia. Infatti, se vuoi, parliamo del terzo livello di promozione, che è quello, l'ultimo nuovo progetto, cioè Sicilian Mood, che è un progetto di marketing culturale tramite la musica. Siccome, Picciotti, è nata così sta cosa. Un giorno Lello Analfino mi vede che salutiamo, sul web è facile che magari, poi giudici, mi dicevo, Lello, guarda che ti abbiamo salutato. Che mi ha sempre seguito in tutti questi giri internazionali con la gestualità, ha portato. Che è presente anche nella Voce del Corpo. Certo, uno degli intervistati della Voce del Corpo, oltre che della parte della colonna sonora. Lello, dopo la quarta volta che tornavo negli Stati Uniti, sempre con i miei tour nelle università, tra California, lo stato di New York, Dallas, ovunque, che imbazzi mi telefona e dice, Luchi, ascoltami, ora basta. Bedroom è tu, dici? Bedroom è, allora, ascoltami, ma portare pure a me, vedimo come fare, veditela tu. Facciamo la Sanzemola, mi va a fare un bello tour, ne facevo un bello giro. E nasce questa cosa veramente così. Io conosco Attilio Verissinotti, che è un grande promotore della musica italiana, soprattutto all'estero, con la sua agenzia, e gli faccio compare, lui porta grandi nomi, insomma, grandi big, eccetera, gli faccio, senti, c'è sto progetto, la facciamo una cosa sulla Sicilia regionale, che portiamo la Sicilia nelle diverse capitali europee e facciamo promozione delle band. Non solo europee. No, partiamo dall'Europa. Dico non solo europee, ma anche oltreoceano. Esatto. Sì. Quindi parte questo progetto dove organizzo per la prima volta nella storia una maratona musicale
Made in Sicily a Londra, in uno dei locali storici di Londra che è il The Garage, dove Picciotti, la cosa incredibile cos'è? Di Caltanissetta, peraltro, gli sponsor erano tutti sponsor di street food, quasi tutti, perché tra questi c'era uno sponsor Nisseno che si chiama Di Forti, i carociti dell'olive Di Forti, perciò tutti i prodotti tipici nostri. I fratelli Di Forti, che hanno una sede a Londra, hanno spaccato in UK con la loro azienda. Cibo, poi figurati quello siciliano, il Made in Sicily, parlando... eccetera, funziona tantissimo, e loro hanno fatto parte come sponsor del nostro progetto. E tra questi c'era anche sicily.co.uk, che è il portale del turistico della Sicilia, il primo portale turistico della Sicilia privato, fatto da Gio Ricotta, questo personaggio fantastico che è di provincia di... E Gio Ricotta con il food ci sta preciso. Della provincia di San Giovanni Gemini. Sì. Capite bene che si è creato un miscuglio dove la gente si mangiava panino camortatella o calzone, l'arancino, mentre ballava qui tinturia, però eri a Londra. Certo. Quindi certo. Sono impazziti, abbiamo fatto un successo incredibile e adesso lo continuiamo e lo portiamo in giro in tutte le capitali europee per un tour di almeno 10 date già fissate in calendario. Fantastico. Una roba allucinante. Sempre con la cosa, ma promuovere la Sicilia, non so, cioè, mi ingeppavo, compagno, non ti posso dire. La sicilianità è una malattia. Sì, è bella. Vero. Anche io soffro di questa, ce l'hai di questa malattia. Si è spenta la macchina, scusate. Anche la macchina soffre di una malattia. Sì, no, è perché abbiamo parlato di sicilianità. No, io pure, purtroppo è una malattia che ci porta a parlare bene di quello che è la Sicilia, perché molti parlano male, ma io dico certe volte, vabbè, sì, ci sono tante cose che vanno male, però è bello, abbiamo un bel clima, abbiamo un cibo meraviglioso, la gente siciliana è fantastica, quindi sempre far uscire il bello che c'è, sì, che c'è in noi siciliani, perché poi siamo realmente i veri artisti, talenti straordinari. Per carità, anche un sacco di teste di minchia, lo dobbiamo dire. cioè sforniamo talenti in tutti i sensi, diciamo. Come dice il vecchio detto, tutto il mondo è paese, tutto, esatto, il mondo è paese, quindi ovunque c'è la testa di minchia, diciamo, è universalmente diciamo dislocato, quindi noi ne abbiamo parecchi, comunque, sì, lasciamo perdere. Sì, poi c'è chi è più dotato, chi meno dotato. Certo. Quindi Luca, ormai, diciamo, cittadino del mondo, ma rappresentante della sicilianità, che è una grandissima, una bella cosa che io porto anche nel mio piccolo, anche nelle manifestazioni insieme con l'associazione Antichitanza. Cerchiamo sempre con difficoltà, però con soddisfazione. Bravo. Perché purtroppo non è io per esempio, vedi, quest'anno con Pedi, io l'anno scorso ho fatto, tu non hai visto sicuramente, non ho seguito molto bene, no, per essere onesto, vabbè, normale, ho fatto una trasmissione dove ho fatto conoscere dei luoghi e mi sono reso conto che molte persone, non conoscevo alcune cose, sì, perché io andavo in giro con sta telecamerina e quelli mi spiegavano magari, c'era una vota, mm-hmm, io dicevo, questa cosa non la sapevo. Immaginati ragazzi, certo, quando facevi vedere delle cose di Caltanissetta, questi posti, dicevi, una volta c'era il vecchio carcere, una volta c'era, sì, la storia, insomma, un po' della e città. E quindi, diciamo, questo fatto della sicilianità è molto bello anche perché tu vai a mantenere vivo quelle che sono le culture, la tradizione, anche la lingua, perché la lingua siciliana è fantastica, ci sono delle parole. Ora guarda, ti faccio un test di sicilianità linguistica, però poi tu mi farai un test di sicilianità gestuale. Vabbè. Allora, per esempio, all'ammicare, cioè, quando dice ma era l'ammicato, cioè come lo puoi andare a tradurre in italiano? Cioè come puoi andare a spiegare che già con questa parola dai proprio un'emozione, una sensazione. Non è facile. Non è facile. Io figurati, puoi tradurla in inglese questa roba. In inglese penso che sia impossibile. Difficilissimo. Allora, uno una volta mi disse, cioè, dall'ammicare, tipo l'alambicco viene, perché la parola viene. Perché l'alambicco cosa fa? Va goccia a goccia, quindi c'è quella cosa un pochettino sofferta. A spizzica e muzzica. Bravissima, a spizzica e muzzica. E tante altre parole. Per esempio, oggi abbiamo detto già diverse volte e lo sicuramente continueremo a dire,
però la minchia, per esempio, giusto. Che, ma minchia è un capolavoro della linguistica. Ma, cioè. Sì, ma tra l'altro è una di quelle parole che, dipende il tono, ti dà un quadro di tutta la situazione. Sì. Giusto? Perché può dare stupore, può dare sì. paura, può dare sfottò, può dare. Ed è una cosa che solo noi siciliani possiamo fare. E anche con i gesti. Allora, quindi facciamo un piccolo quadrettino di gesti. Sì. Allora, se io ti dicessi come si dice cascettone. Cascettone. Con un gesto. Spia, sbirro, cascettone. Cascettone è quello che parla assai. Sì. Cascettone. Quello che parla assai. Quale può essere un gesto? No, vai. C'è un gesto che è veramente un gesto siciliano, che però pochi che conoscono, perché è un codice che si usa in alcuni casi, ma viene conosciuto soprattutto per dire quando c'è chi gioca a fa la spia, o quando c'è un posto di blocco anche. Però è molto particolare. E sarebbe? Visto. Poggiare le due dita qua. E così più volte significa sì un cascettone. Cascettone. Sì, o si sbirro, ok? Cascettone. Che bella. Questa non la sapevo. Molto interessante. Non la sapevo questa. Ma poi ci sono anche delle cose molto belle, Ro, che se ci pensi, noi abbiamo dei gesti che derivano dalle dominazioni. Quasi tutti i nostri gesti sono importati. Abbiamo avuto tutti arabi, normanni. Per esempio, c'è tu vuoi sapere un gesto siciliano? Proprio sì. Vabbè, per esempio, noi siamo convinti che c'è un gesto che è siciliano, ma non lo è, per esempio. O meglio, come si dice no in Sicilia? Secondo te, questo è un gesto tipico siciliano? Cosa hai pensato finora nella tua vita? Io ho pensato sempre che è particolare, anche perché questo rumore, questo non sono molti a saperlo fare, come la doppia beggio. Sì, è vero. Quindi io lo ritengo uno dei principali, anche perché nella filmografia, diciamo, in genere, quando devono rappresentare un siciliano, che cosa fanno? Sempre questa cosa. Ma lo sai qual è la cosa figa di tutto questo? La cosa bella è che questo gesto in realtà non è siciliano, è stato adottato dai siciliani, ma di origine è un gesto greco. Perché se tu vai in Grecia per dire no, loro fanno così. Non fanno il suono, la nostra creatività, nostra teatralità gli ha aggiunto questo suono che lo ha reso siciliano, ma in realtà l'origine è greca. Fantastico. Quindi l'arricchimento anche tramite la nostra follia pirandelliana di questa terra, dice vabbè, se andiamo a fare stesso, facciamo uno diverso e ci mettiamo suono, e così. Però per dire su questo, su tantissime altre cose, no? Sono gesti che vengono da altre culture, noi li abbiamo presi e li abbiamo trasformati, come quelli arabi, come quelli del Medio Oriente. E tu pensi, qual è il gesto che ti faceva tua madre quando la faceva arrabbiare a distanza da via a dire, vieni qua subito che te scanno! Esatto. Si mordeva il dito, che certe volte avevo paura che gli restasse un pezzo di dito. Ora, noi siamo convinti, già per esempio nel Nord Italia si usa di meno questo gesto qui, lo conoscono poco. Ma noi siamo convinti che è un gesto del sud, del nostro, no? Allora, spiegami com'è possibile che in Africa, in molti paesi dell'Africa usano lo stesso gesto, che in Medio Oriente hanno questo gesto e lo conoscono, questo gesto qui. Com'è possibile? L'abbiamo portato noi? Certo, no. Non credo proprio. Quindi, sarà stato il contrario. Poi ci sono, la cultura araba ci ha portato questo gesto qui. E ci sono delle variazioni, da così a così. Esatto. Questo così, qui del dito è più da femmina. È più da femmina. Sì, è da donna. Mentre con il dito maschio, no, zio. No, mia madre. Oppure c'è anche questo qua. Ah. Col pugno, sì. Questo è più. Questo mi sa più di disperazione. Questo è proprio di sgrazia. Proprio, che già l'hai fatto brutto. Leggo questo è il gesto proprio di dire, ah, se ti prendo. Sì, che, sì. Ti mi dassi. Ti mi dassi una fraccata. Ecco, esatto. Benissimo. Sì, benissimo, sì, sì. Benissimo. Quindi vedi che le variazioni, che ci sono le. Ci sono, poi, però scusami, sì. Tu hai detto questa cosa di minchia, ma se ci pensiamo, anche nella Sicilia stessa, già c'è tutta una parte della Sicilia che la chiama mincia. Che per me, mi ricordo quando ero piccolo, tutta la parte del Ragusano, tutta quella parte lì, non dicono minchia, ma dicono mincia. Manca la H. Quindi,
Ed è stato uno shock quando l'ho scoperta questa certo, cosa. Certo, ragazzi, ma voi minchia, almeno voi almeno voi la minchia la dovete dire giusta, anche se l'acqua non la usate. Certo. Per mantenere il brand nel mondo, non è che potete dire minchia, ma che minchia vuoi? Certo. Perché già mia è tipo la Coca-Cola sventata. Certo, bravissimo. No, questa cosa del brand è vero, anche perché noi ai tempi abbiamo fatto un video dove dicevamo che sarebbe stato corretto mettere il marchio DOC alla parola, perché effettivamente ci contraddistingue, una cosa nostra come tante altre cose che sì. E scherzavamo dicendo, era bellissimo, sì, dicendo dopo il cannolo, l'arancina, noi avevamo fatto questa proposta chiaramente assurda, una cosa così giusto per farsi quattro risate, però sai, pensandoci perché non facciamo bene, la petizione, compare, su una petizione online, una petizione online, secondo me raggiungiamo le firme. Senti, io... No, tu ridi, ma non io... sto a ridere, cioè nel senso lo farei sul serio. No, no, possiamo anche magari proporlo al prossimo governo di fare una legge. La minchia doc. Minchia doc. Io ci sto. Quindi... Sarò uno dei promotori dell'iniziativa. Sì. Vabbè, c'è un video, tra l'altro, su YouTube, andatela a cercare, Tafano Brothers, minchia doc, abbiamo un pezzo che portavamo anche... I mitici Tafano Brothers. Pure nei teatri. Sì, perché tra l'altro, per esempio, anche Tafano Brothers sono legati a Luca, perché quel lavoro... mitico ormai, perché ancora tuttora tu immagino, a te, a me pure ogni tanto mi fermano, mi dicono come ve ne si conta, ancora si ricordano, sì, è vero, di quel lavoro fantastico, innovativo, dove noi Tafano Brothers ancora eravamo un po' agli inizi, così, dei giovanotti abbiamo fatto quella parte che era molto surreale bella, dove noi parlavamo della città, sì. Questo per esempio è un documentario che a Caltanissetta è diventato ormai un cult. Era virale, ce l'avevano sul pennino, la gente ce l'aveva nel computer, i cassettari pirata, perciò si venivano le copie pirate all'estero e quando venivano, ok, in che una bomba sta ghino, ma io dico scusa, ma la bomba di che? Poi mi ci avvicinavo e dice, no vabbè, come io però, onesto, dico tu i vinni a 6 euro, io sto facendo a 3 a 50, dico. Però sugnone. No, veramente sarebbe illegale tecnicamente, però vabbè, però ero contento del fatto che rientrava nella filosofia del comuveni secunda, insomma, cosa può dare se una, insomma. Sì, io me lo ricordo assai quel lavoro, perché io a lui l'ho conosciuto proprio per questo lavoro, perché lo racconto, sì, perché sì. È stata una cosa fantastica. Mi ricordo che mi chiamo Alfonso, che è stato tra l'altro il primo ospite della trasmissione. Alfonsone? Sì, l'ho usato come cavia, lo sa, però per vedere. Se lo merita, sai. Sì. E allora mi ha chiamato e mi ha detto, vabbè, ascolta, c'è uno che mi telefona sempre. Ti giuro, ci credo. Ma mi sempre un Caruso, oh, bravo Caruso, lì chi vuole, che deve fare? Io ho detto, ma che devo fare? E l'ho, appena l'ho visto, ho detto, sì, questo è uno sminchiato totale. Sminchiato di me, apposta. E mi ricordo. E ce ne vuole essere più sminchiato di te. E lì abbiamo detto, vabbè, dai, abbiamo cominciato a fare. Abbiamo avuto qualche collaborazione, abbiamo fatto. E mi ricordo cosa dice. Un po', secondo me, edificio. Io mi ricordo. sì. Guardate, vi giuro, ma cosa assurda. Ti ricordi un altro? Dovevo fare un documentario su Caltanissetta. Sì. E dovevo andare a riprendere, vediamo se ti ricordi questo particolare, la scena di una ragazza in un campo di grano, era. Sì. E lui, mentre faceva le riprese, io ho visto che c'era un toro. Oh Gesù, certo che toro. C'era. Signori, vi giuro, da firma. Sì, c'era sì. Sto toro. Lui aveva un giubbotto rosso, quel giubbotto me lo ricordo come se fosse ora. Aveva questo giubbotto, io ero un po' più distante, lui era con questa ragazza che faceva le riprese, e io guardavo e gli dicevo, lui, vedi che c'è un toro. Ma quello guarda, mi dice, no, non è un toro. Io ho guardato bene, lo vedevo meglio, e diceva, no, lui, è un toro. Si è spaventato, piano piano ce ne siamo andati, perché avevamo paura, se no che questo lo carica. L'ammazza, ma questa è una delle tante. Sì, ma partì comunque il toro. Sì, un pochettino era. Era si era cominciato a muovere, poi noi siamo stati più veloci. Se per questo mi ricordo un'altra scena, mentre stavamo facendo le riprese al castello, il nostro castello di pietra rossa. Io quando racconto questa cosa mi vergogno, però. C'è stato un momento in cui avevo chiesto, facevamo le due camere, io e lui.
quindi come seconda camera, secondo operatore, secondo regia, eccetera, e lui si è arrampicato nella parte alta del castello per fare delle riprese borsa, dall'alto, qua, pieno di roba, insomma, comunque diciamocelo, senza sicurezza alcuna. Comunque. Per cui ci incateniamo in questa cosa e a un certo punto io non lo vedo più, sento soltanto una serie di rumori e la sua voce con un eco, perché eravamo proprio con la vallata. Oh cavolo di sta minchia! E io sono con lui caduto. Che è volato rotolando per questa montagna, io ero piegato per penso per 40 minuti di risata. Sì, sì, e io praticamente continuavo a scivolare, non riuscivo a riprendermi perché avevo. No, siccome avevo io la tracolla con la telecamera, un treppiede in mano, quindi io pensavo a tenere queste cose, quindi non potevo fermarmi. E praticamente sono caduto per tutta la vallata del chi si carredì, no, guarda, io ho detto ma certo un amico sei, comunque ne abbiamo fatte di avventure, sì. Stiamo parlando di quanti anni fa, sai? 2004, amico mio, 2004, quindi stiamo parlando di 13 anni fa. Anni fa, eravamo carusiddi, giovani, tu molto più giovane, io un po' più molto più giovane. Però all'inizio del nostro percorso anche cinematografico, no? Nel senso che se dopo il successo di Come si conta, poi ci fu questa commissione del comune di Caltanissetta per fare il documentario sulla città, che se non l'avete oro visto è andato a tagliare Caltanissetta oro di Sicilia. Io... un bel documentario, secondo me è interessante. No. Allora, cioè... bel documentario perché intanto tecnicamente eravamo scarsi. Vabbè, ovvio, però, con le idee ben chiare, con una buona storia. Costruzione, una storia. Cioè, ci siamo fatti aiutare anche da persone molto. Di un certo livello, diciamo, anche la Zaffuto Rovello, sì. Che ci ha dato tutto l'aspetto storico. E lì poi, se ti ricordi, nacque anche comunque l'idea per il mio futuro documentario, che fu la conoscenza del mondo minerario, di tutte le carusi e tutte le miniere di zolfo, che poi mi ha portato a fare dallo zolfo al carbone. Dallo zolfo al carbone, anche quello già ha avuto un taglio un pochettino più... l'ho visto un po' più, perché tu nei tuoi lavori sono belli, perché c'hai anche un po' questa vena un pochettino anche ironica, ed è importante, sì. Perché mantiene un interesse. Quello è stato un lavoro un po' più serioso, sì, l'ho sì, visto è, come bello un lavoro pesante, pesante, perché si parlava di gente che moriva in miniera, quindi era normale mantenere questo tipo di birrera, tutta sta roba così. Il patto italo-belga del 46 è un patto segreto, insomma, che pochi conoscevano all'epoca e che secondo me è importante da conoscere, da sapere, per tutti quelli che si erano all'ubergio. Certo, avevano praticamente... Cioè, vedi, sono delle cose che magari anche noi stessi della nostra realtà non conosciamo e... Quindi se avete possibilità vi invitiamo anche a guardare questo lavoro di Luca. Sì, io comunque ora pubblicherò, almeno i lavori più anzianotti li pubblicherò integrali online nei prossimi giorni, così li potete anche vedere, visionare, condividere, insultare. Sì, no, ma io guarda, l'altra volta parlando di Como Vene Secunda, ritorno sempre a queste qua perché io penso che sia stato un momento di partenza pazzesco. Sia per te ma anche per me, attenzione. L'altra volta uno gli ha detto, io non l'ho mai visto, cioè è come se mi avesse detto non conosco. Non è possibile. Come si punta? Che lì poi tra l'altro c'è stato quella presenza fantastica di Raffaele. Sì, Raffaele che ancora oggi, appena mi vede a distanza, mamma, Luca, come si punta? Contentissimo, fantastico, ancora che la gente lo ferma di questa cosa. Sì, è diventato. Vabbè, anche se già lo avevi fatto conoscere tu con un sacco di video a Raffaele, sì. Un po' più. Ironici, sì, noi ci... ha preso per il culo, sì. Diciamo, no, però no, simpatica, no. No, noi perché... però era diverso, l'utilizzo della sua partecipazione era diverso. Raffaele aveva un sogno e io gli ho fatto questo regalo quando lui ha compiuto 40 anni, il suo sogno era di cantare una canzone. Infatti. Io una volta gli dissi, Raffaele, non ti preoccupare perché ti farò questo regalo. E questo il video famoso, insomma famoso, conosciuto a Caltanissetta, Raffica Rap, è un regalo, molti non sanno che è un regalo per i 40 anni di Raffaele. Ah, ma non lo sapevo manco io. Visto? No, io gli ho fatto fare l'articolo sul giornale, okay. E lui
contentissimo, certo. Contentissimo perché ha realizzato un sogno nella vita. Di cantare una canzone. E chiaramente c'è stato pure chi hanno fatto polemiche, no, dicevano che noi abbiamo sfruttato. Non ammicavo a questa cosa. No. Non è così perché, vi giuro, io Raffaele lo voglio bene, sempre quando mi vede ora. È uno di famiglia. Assolutamente, dai. L'altra volta mi ha detto, dice che faccia i 50 centesimi? Io ho guardato, avevo un euro. Ah, mi si fa su collezione di 50 centesimi. Fantastico, dice fantastico. Io siccome non l'avevo, avevo un euro, gli ho dato un euro, gli ho detto te Raffaele, cominciati la collezione da un euro. E lui si è preso queste cose. No, è fantastico. A me chiede sempre delle cose bizzarrissime, non lo so perché. A parte i soldi, che quello è una cosa costante. Quelli sempre. Ma sempre con educazione, mai sì, con. No. E mi diceva, che fa 2 euro, una cosa, ci riuniamo. L'ultima volta che l'ho visto mi ha incontrato dall'altra parte della strada, mi chiama Luca, casi, cioè, dice ma che fa? Mi procuri un carrello della spesa? Un carrello è per portare, perché va a portare il rob. Però dico, di tutto mi sarei immaginato, ma non che mi chiedeva un carrello della spesa. Un'altra volta mi ha chiesto una radio antica. La radio, ma una radio di chitarra vecchia, cioè, che sa c'è una radio? Che doveva fare? Non lo so, chissà. Io una volta, guarda, questa cosa mi è rimasta impressa, per farti capire il genere. Di una dolcezza incredibile. Sì, è una cosa fantastica. Allora, una volta Alfonso gli aveva promesso dei soldi. Alfonso l'ho dimenticato, questi soldi. Ci siamo incontrati, eravamo fermi, Alfonso si è fermato a Raffaele. Siccome lui non voleva chiedergli questi soldi, non glielo voleva ricordare, cosa si è inventato? Mentre eravamo là che parlavamo, ha fatto finta che gli è suonato il telefonino, finto chiaramente il telefonino, e cominciava a parlare con Berlusconi. La telefonata è stata così. Cioè lui si è messo a fare forte, pronto! E noi ci siamo fermati. Dice, ma con chi sta parlando? Pronto, Berlusconi! Sì! No, sono qua Fonzio Grillo, lui chiama Fonzio. Sì! No, i soldi! No, mi dissi che poi mi duna! Bravissimo! Cioè, capito? Non così chiede, ti metteva no, in. È come se, capito? Trovava la formula. Non gli ha dato i soldi perché se l'era dimenticato. Cioè, gli ha fatto capire che quella telefonata era per ricordargli, ma dai i soldi. Certo. Mi deve dare i soldi. Certo. Fantastico, quindi Raffaele è un gran personaggio della nostra terra. Io gli voglio un mondo di bene. Anche io, gli vogliamo un sacco di bene. Grande Raffaele. Mitico. Allora, ascolta Luca. Dimmi. Quindi adesso sei londinese per, diciamo, per adozione. Sì. Io ti avevo chiesto. Dimmi. Come chiedo a tutti i nostri ospiti, di far vedere delle foto. Sì. Delle foto che sono rappresentative, insomma, che poi ti possono essere legate a qualcosa di particolare. C'è chi ha portato delle foto legate al lavoro, chi delle foto legate agli affetti. Sì. Quindi adesso ti chiedo, hai portato qualche foto? Sì, la devo prendere adesso? Sì, la faccio sì, vedere? Sì. Ok. No, io perché ho detto, vediamo, può essere caso scurtato. No, basta che mi dici così. Io ormai lo so, tu sei. Allora, vediamo. Vediamo. Allora. Lo tiro fuori, questo poi lo fai vedere direttamente alla, vabbè, non sono io. Io inizierei. Non ho portato foto, ne manca una, che quella è digitale, però quella la facciamo vedere, che è l'inizio del mio percorso quando ero appena nato e già si era percepito, diciamo, com'era l'andazzo. Mia madre già aveva capito, secondo me, mia madre capisce che tipo di personaggio ero. E mi ha regalato un bavaglino magnifico, compare, che si chiama, dove c'è scritto l'artista. Quindi vediamo il personaggio. Questa foto la vediamo ora. Ecco, non l'abbiamo qua, ma l'abbiamo fatta vedere in montaggio. Vedi che cos'è? Allora. Siamo la tecnologia, compare. Mi fai paura, certe volte mi fai paura. Sì, sì. Ora. Il secondo passaggio, secondo me, è una foto rappresentativa. No, guardate. Questo momento qui in cui inizia la mia fase da indiano, diciamo, da guerriero indiano. Quindi tu ti vestivi da indiano? Io perché solitamente i bambini si vestono da cowboy. Esatto. Tu facevi l'indiano. Questo per farti capire la mia controtendenza, diciamo, già da lì ero abbastanza originale per i fatti miei. Questo è il regalo di mio zio, che non potevo non farvi vedere. L'altra foto che poi mi sono messo a spulciare, perché non vedevo queste foto da millenni, è una delle foto che mia madre ha trovato mentre cercavo foto, eccetera, ed era la mia apparizione, la Vediamo. Mia prima apparizione in teatro in anni non sospetti, che non mi ricordo, perché non c'è scritto. Non c'è dietro. Non c'è scritto niente. Un attimo, niente. Mi fermo, perché io sono troppo curioso, scusate. Vediamo se ce l'hanno. Allora, intanto
dove facevo Alex Drastico di Antonio Albanese in teatro a Caltanissetta, alla un festival, non mi ricordo che festival era, perché non ce lo ricordiamo, no, io né mia madre. Allora, guardate, questa è... Con la panza finta. Fantastico. E facevo Alex Drastico quando racconta che ci fu un motorino. Un motorino, fantastico, quel pezzo che è fantastico. Dopodiché... Allora, questo intanto è il super cinema. Penso proprio di sì. No, è il super cinema questo di qua. E non mi ricordo che cos'era questa manifestazione, francamente. E lo dobbiamo scoprire. Allora, amici, se vi ricordate, ce lo dite, di questa fantastica, perché sarà stata la gente è rimasta sconvolta dalla mia performance. Se qualcuno si ricorda della performance di Luca Vullo al teatro, penso che sia al Supercino. Che può scriverlo sulla nostra pagina per ricordare l'anno. Dicetecelo. Poi... Dopodiché ho trovato una foto che rappresenta lo stato di me e te come giravamo. Ecco, vi ricordate quel giubbotto rosso che vi parla? Eccolo. Questo è esattamente lo stato in cui io lavoravo con te in mezzo ai campi di grano. Perfetto. Ma poi tra l'altro, se avete la fortuna di vedere Oro di Sicilia, io vi consiglio, oltre al documentario che è interessante e bello, di vedere il backstage, assolutamente, dove si vedono gente cadere in terra, esatto. Cose allucinanti. Noi facevamo queste riprese con la telecamerina, proprio la telecamerina, e il treppiede comprato ancora allora dai cinesi, no, dai polacchi, perché i polacchi. Cinesi ancora non erano arrivati a Caltanissetta con testa fluida, cioè la testa fluida, sì, e praticamente considerate che questo treppiede terribili, che sono leggerissimi, che volavano praticamente agghiaccianti. Ora invece siamo tutti treppiede da 400 euro con la testa fluida. Però te la posso dire una cosa, la cosa bella di quei tempi. Allora, ragazzi, io vi racconto questo, lui se l'ha dimenticato. Vediamo. Dovevamo... Che cos'è? No, lui non se la ricorda. Dovevamo fare un effetto speciale. Mi fermo perché questa cosa lui impazzirà, che io me la ricordo. L'effetto speciale era una fatina che appariva dalla nebbia. Mm-hmm. Come abbiamo fatto questo effetto speciale? Ci abbiamo alitato sulla lente della telecamera e quindi questo vapore andava e spuntava. Cioè, un genio, ragazzi, avete qui davanti a voi un genio. E questo non gli ha detto. Questo me lo posso dire, questo. Sì. Allora, ragazzi, a parte tutto, chi lo conosce, Roberto non lo evita. Chi lo conosce poi gli rimane attaccato tipo droga, no? Perché Roberto è un pazzo scatenato, geniale del nostro territorio, perché anche lui poliedricamente ha fatto milioni di percorsi diversi, ma sempre con una genialità, una creatività che gli si deve riconoscere. È un talento nel nostro territorio. Pazzo, fuori di testa, tutto quello ma comunque geniale. Anche in un momento dell'arte ad arrangiarsi come quella, non sappiamo come fare questa cosa, che l'alitosi ci ha salvato la vita. È bello e funziona, perfetto, funziona perché tu vedi questa figura femminile che spunta da questa nebbia che altro non era che l'alitata. Cinghia, che effetto ci misero, già bravi, bravissimo, l'avete fatto. Ora invece tutto After Effects, esatto, 3D, 6 giorni cose, di rendering, sì, cose. Sì, l'abbiamo fatto perché io infatti dico quei momenti che erano veramente a cumo bene si conta, esatto. E sono belli. Ti ricordi quando volevamo fare il carrellino, quando dicevamo no, prendiamo un carrello da spesa e ti spingo, cioè di l'arte di arrangiarsi, però poi i prodotti venivano benissimo. Poi guarda, c'è un aneddoto, Lu, scusami, io questo coso te lo ricordo perché ti voglio sentire ridere, ma non lo possiamo raccontare perché quello dei ragazzi seduti sul muretto di via 27. Secondo te? No, io non lo ricordo. Lo raccontiamo con i gesti, non diremo la parola. Allora, praticamente, signori, immagine, Settimana Santa, noi dobbiamo andare a fare le riprese per questo, un altro documentario abbiamo fatto sulla Settimana Santa. E quindi c'era la famosa sosta prima della salita di via 20 Settembre. Luca, perché è un signore, lui è un professionista, non è io Billy Jaro, cioè lui, c'erano dei ragazzi che erano seduti sul muretto della salita di via 20 Settembre, cioè dove sotto c'è 2 decimetri praticamente di strapiombo. Ed erano seduti là. Lui educatamente va da questi ragazzi e gli dice: ragazzi, siccome stiamo facendo un documentario,
Dice, io mi avvicino con la telecamera e vi chiedo cosa ne pensate della Settimana Santa. Io questi seduti li avevo già inquadrati, avevo capito che insomma erano ragazzi un po', diciamo, un po' vispi. Vivaci. E chi si disse? Sì. Allora lui si avvicina, avete capito ragazzi? Sì, mamma vedi che ci sarà del ridere. Si avvicina e gli chiede, dice, cosa ne pensate della Settimana Santa? E questi che hanno cominciato a fare? L'inferno. Tutto così, è a spingersi. Sono scioccato. E si sono volatilizzati. Nell'arco di 20 secondi sono spariti tutti. Con insulti, parolacce, gestacci, cioè come se gli avessimo detto... insultate il vostro peggior nemico. Ho detto Malù, ma ti rendi conto a chi hai chiesto cosa ne pensate della Settimana Santa? Cioè, ma ti rendi conto? Oddio. E questo e tante altre, perché girando poi in giro con la telecamera io mi rendo conto, quando andavo proprio, facevo pedi a piedi, sì, notavo che spesso qualcuno mi fermava. Ora certo dai un po' meno nell'occhio perché le telecamerine sono piccoline e magari non dai effetto, ma io mi ricordo quando noi facevamo le riprese, ti ricordi? Cioè, una volta uno ci ha scambiati per quelli dell'ufficio tecnico, ti ricordi? Ah, che sì, come no, come? E dissi, di patacuna, dissi no, che appena entrati in sta casa veni una strada bellissima, e poi ho capito, ho detto vabbè, ci hanno scambiato per quello dell'ufficio tecnico. Una volta invece quello della bambina, ti ricordi? Si è formato quello con la bambina, cioè, ci trasse un filmino. Ah no, questo non me lo ricordo. Eravamo sempre zona degli Angeli, si è fermato un signore con una macchina 127, è sceso con la bambina e disse, che faccia, ci tira un filmino a Piccirillo. Noi abbiamo fatto finta praticamente, grazie. Chissà, ci aveva scambiato chissà perché cosa. Comunque senti Luca, invece ti faccio una cosa che ho chiesto, un'altra domanda, una cosa. Posso cambiare gli occhiali o ti rovino la scena? Compa, puoi fare quello che vuoi, puoi fare tutto quello che vuoi. Ascolta, invece un'altra cosa che ho chiesto, di dirci un paio di brani musicali che per te sono particolari. Perché ti dico? Perché magari sai, scopri un gusto musicale in qualche in un personaggio che non ti aspettavi magari. Ma guarda, io più che ci ho pensato appena hai detto questa cosa, ho detto ok, ascolto musica di tutti i generi, di tante nazionalità, però siccome sono in una fase molto sicura e con questo nuovo progetto sono rientrato ad ascoltare dei brani comunque con i quali sono cresciuto, con dei musicisti e dei cantanti che sono nuovi ma anche della mia infanzia, io direi voglio segnalare due che sicuramente conoscete ma che per me adesso sono diventati anche belli e importanti per il progetto che sto facendo. Uno è dei Tinturia ed è Precario, perché è rappresentativo ancora oggi dello stato in cui viviamo ed è stato, come dire, il cavallo di battaglia della nostra esperienza, la precarietà, per tantissimo tempo, per tutti quelli che fanno arte fondamentalmente. Che noi siamo precari a vita. È un precariato costante, per cui mi sembra una canzone che ci rappresenta pienamente. E in più con Lello ormai stiamo facendo questo tour, Lello e Vinturia, questo tour internazionale, quindi questa avventura tutti insieme. È Precario, è uno di quei brani che fa saltare la gente e che ci comunica bene la nostra. E poi un altro brano invece di questa nuova realtà molto interessante, che sono gli Shakalab, con un brano che si chiama Mafioso, che mi diverte moltissimo perché è proprio sullo stereotipo del mafioso, però con un'ironia di fondo eccezionale, che piace molto anche all'estero. Per cui siccome io lavoro molto sugli stereotipi della Sicilia, sulla mafia, che è chiaramente la prima cosa che pensano tutti. Sì, quando è siciliano, India, siciliano, perché la mafia. Cioè, tu anche nel provo tu dici proprio questo. Perché esatto, perché è la prima cosa che dicono, ma veramente nella loro ignoranza tra virgolette, perché hanno sentito solo questo, quindi non sono mai stati. Allora queste due band con le quali sto andando in giro per l'Europa, dove vedo, no, la reazione del pubblico straniero a questo genere di canzoni, a me piace molto, e quindi ho pensato a loro due piuttosto che a darti dei brani di band internazionali. Sì, hai, diciamo,
sottolineato ancora di più la tua sicilianità. Sì. No, poi guarda, per carità, devo dire anche una cosa, se no veramente sono scorretto con la mia genetica. Io sono mezzo calabrese. E mia madre potrebbe offendersi quando dico che sono solo siciliano, perché in realtà sono cresciuto tra Sicilia e Calabria, certo, quindi sono mezzo calabrese. Ma Angela che cucina benissimo, esatto, che salutiamo. Angela Gabriele che è uno spettacolo in cucina, diciamo, incoglioniamo. La mia creatività artistica e tutta la parte creativa deriva da lei, la parte scenica deriva da mio padre, insomma ho preso un po' da tutte e due. Un po' qua, un po' là. Esatto. Però sì, c'è la testardaggine mia di dire, io mi ricordo ancora, compare, quando tu mi dicevi delle cose importantissime a casa tua mentre montavamo quel delirio di Cuore Secondo insieme, gli effetti, le cose, tu mi dicevi, Lu, mi raccomando, non restare bloccato qui, fai un sacco di esperienze fuori e poi torna, ma ora che stai lanciandoti, fai il massimo per poterti spostare, arricchirti, confrontarti con il resto del mondo e poi ritorno. Ecco, ma l'ho fatto. Sono stato un fratello maggiore. Io sono stato di parola, tu mi hai detto cosa, io l'ho fatto. Nel senso che in effetti Roberto per me è stato come un fratello. Grazie. Io sono più grande che non ho avuto. Ho una sorella meravigliosa che è Liana. Che salutiamo. E che tra l'altro che cura, tra l'altro. È il mio braccio destro, il mio angelo custode, è la parte, la mia logica, ecco, la parte logica di Luca. La parte logica, la parte razionale, la parte sinistra del mio cervello. No, tutti noi abbiamo bisogno di una parte, anche io ho una compagna che è molto logica. È fondamentale. E mi riporta in alcune. Perché io, è vero, come dice lui, io sono un po' così, io sono un po'. Non testa pazza nel senso negativo, nella costruzione delle cose, nelle logiche, io certe volte mi capita a proporre, tu sai benissimo che cosa vuol dire quando vai a proporre un'idea di uno spot magari un po' strano e poi quelli ti guardano e dici ma che è pazzo questa cosa. Oh, yeah. E poi magari ti rendi conto che hai esagerato perché il cliente non è ancora preparato a quel tipo di. Non è abituato. Quindi diciamo che è la sua parte logica, cioè la parte razionale. Beh, fondamentale. Sì. Fondamentale. Ma è importante così perché dico, noi artisti, io guarda, mi definisco più un creativo per esempio, perché io tu sai, io faccio anche musica, mi occupo del video, arrangiamenti, cioè sono nell'ambito anche grafica, quindi c'è questa cosa un po' di pazzia, di pensare anche un po' oltre. Sì. Io infatti a lui dicevo questo, magari c'è chi ha fatto l'errore, non dico, cioè anche io, di restare, ecco, perché magari avevamo gli affetti, avevamo gli amici e non abbiamo avuto questo coraggio, ma lui io gli dicevo guarda Lu, vai mentre tu puoi, mentre tu ancora sei, perché Luca è giovane, attenzione, un giovanotto. Compagno, in Italia fino a 50 anni sei un regista esordiente, quindi sono giovanissimo, un poppante sono. Quindi ancora io ancora un bicilino. Allora a posto. No, questo è importante. No, con Luca tra l'altro voglio fare un momento, diciamo, di come dire. Aiuto. Con parole che mi chiede so che vuoi dire. No. Di auto. Sentimentale. Il momento non è un sentimento sentimentale. Però. Non mi toccare, compare. No, ancora non siamo arrivati a questo punto. No, io a Luca veramente lo voglio veramente bene perché in lui ho rivisto la possibilità di poter andare oltre, quello che purtroppo. Lo dico io, adesso sono, attenzione, tranquillo, sono rilassato, lavoro in un ambiente che a me piace la mia città, però sì, ti viene un po' in mente l'idea di dire se magari fosse andato via potevo fare, e lui un po', ho rivisto in lui quello che avrei potuto fare, diciamo, certo, in più, e quindi io sono contento, come sono contento tutti i nisseni che riescono in maniera corretta, attenzione, e con le loro forze ad avere dei risultati, perché è anche bello. Purtroppo certe volte, come si dice, nemo profeta in patria. Succede. Non è così, quindi bisogna avere forza e testardaggine come l'amico Luca. Dico in mezzo calabrese ci viene normale. È naturale, non è sangue proprio. Ci viene naturale, quindi è questo. Lu, io ti avevo detto. Allora facciamolo di nuovo. Lu,
perfetto. Siamo roba da spettacolo. Ti avevo anche detto di portare un oggetto. Sì, l'ho portato. Aspetta che me lo tolgo. Incredibile, ha portato pure l'oggetto. Io ho detto sicuramente un oggetto comodo, tra l'altro, scordato, invece una cosa leggera. Vediamo comoda. Che cosa. Ah, vabbè. Leggera e comoda. Ecco qua. La voce del porco, signori, per voi Chuck si gira. Questo oggetto, va bene, ora io dico, io ti dovrei chiedere, ma perché hai portato questo oggetto? Che cosa ti rappresenta? Cioè, falsa figura del cretino, scusa. Certo, certo. Però te lo chiedo lo stesso. Vabbè, cosa rappresenta? Cosa ti rappresenta questo oggetto? Allora, il Chuck come è un simbolo universale per entrare nel mondo cinematografico, però per me è molto di più, perché La voce del corpo è un progetto che mi ha cambiato la vita, e questo Chuck per me ha un valore affettivo, ha un valore di rivincita personale anche sul territorio, perché sai, non è sempre facile lavorare nel cinema, non è facile lavorare in Italia, non è facile cosa strana, perché uscire l'Italia fuori potrebbe, no? essere la patria dell'arte, esatto, però quello che ho scoperto è che la potenza delle idee è molto più forte della cattiveria, dell'invidia, della mancanza di voglia di valorizzare le risorse e tutta un'altra serie di elementi negativi che affossano il nostro paese. Per me La voce del corpo è stata la rivincita contro tutto questo, nel senso che da un film l'ho fatto diventare un sacco di altre cose, che potrebbe essere un film finito, potrebbe essere un film vecchio. E invece è un film che è ancora presente in tutto il mondo, e invece è diventato uno spettacolo teatrale con lo stesso titolo che porto in giro per il mondo, è diventato un percorso di didattica che faccio nelle università, nelle scuole, faccio conferenze in tutto il mondo dove parlo della comunicazione non verbale grazie a queste esperienze che sto facendo col film. Quindi per me è un Chuck simbolicamente molto importante, e l'ho voluto portare perché quando mi ha detto porta un oggetto che rappresenta un po' che per te è importante, che per te è importante. Questo Chuck per me è stato molto importante, anche se è stato difficile, è stato un progetto complesso, ho avuto le mie sofferenze per portarlo a termine, ma tutti i risultati che dal 2011 sto ottenendo fino a oggi, devo dire che ne è valsa la pena, ed è stata la chiave di volta della mia carriera fondamentalmente, quindi sì. Questo è il motivo per cui ho scelto. Io ho detto, vediamo se porta pure l'oggetto. Hai visto? L'ho portato. Mi hai scioccato. Avevo pensato un oggetto sessuale, poi ho detto, forse non è il caso. No. Non è il caso. Io gliel'ho detto, evitiamo, perché poi magari dicono, ma che è questa cosa? E quindi. No, ho detto, non è una buona idea. Poi siamo sotto festività, cose, se non stiamo aperti. Attenzione. Oh, guardate, noi siamo stati proprio sincronizzatissimi, proprio il nostro amico, che dategli un nome voi. Io l'altra volta avevo detto pallino, però la mia ospite si è messa a ridere, dice, Spirulino? No, non lo so, guarda, io veramente collegatevi sulla nostra pagina Pedipedi, dove troverete le vecchie puntate, troverete queste stesse puntate. C'è il gesto per Pedipedi, Pedipedi. Questo è il logo animato gestuale della trasmissione. Pedipedi. Sì, è andato così. Dice, facciamo una trasmissione, però non in studio, gli ho detto. E dove la dobbiamo fare? E che disagio, Pedipedi. Perfetto. Bella, mi piace, Pedipedi. Scusami, quante cose così ti sono nate? Io l'altra volta sparando tra virgolette minchiatone. Poi ti viene la cosa, bellissima, bello, facciamo bene una questo, così. Pedipedi, perfetto, pedipedi. E così, non ho più cambiato, ho detto, ora questa, per esempio, questa trasmissione, mi dicevano, cambiamo il nome. Poi ho detto, no, ascoltami, Pedipedi Car, ma giusto per fare vedere questa nuova... La variante, che poi ritorneremo magari in primavera a farla a piedi. Io adesso ho avuto questa idea, ho detto, è bello, sai, giriamo per la città, una sorta di salotto. Allora, Luca, guarda, siamo in chiusura. Sì. In chiusura, io ti... Ora mi dai legnate in un angolo. Sì, no, ti abbandono come cane, direttamente. Ti leggo. Mi dai bastonate e mi lasci per strada. Ti leggo, no. Allora, guarda cosa facciamo. Allora, intanto io ti ringrazio perché, Luca,
fortunatamente, io sono veramente contento, è sempre fuori, quindi beccare Luca è... Infatti certe volte mi sciarriavamo perché si faceva sentire, dice, ah, certo, ma sei un facchino. Hai ragione. Vieni qua, però glielo ho sempre detto. No, è vero, è vero. Ho detto, ma te ma sei un facchino, cioè vieni qua, non ti fai sentire. E io ho ammesso che aveva ragione. Io l'ho rimproverato come un fratello maggiore. Vero. Perché ho detto, ma così, oh. Che minchia. Ah, vabbè, ci si vede. Ecco, ecco, ritornando al discorso. Quindi beccarlo è stato difficilissimo, però io sono veramente contento perché abbiamo ricordato delle cose che spettacolari ci fosse di fare una trasmissione. Ne abbiamo dette alcune. Alcune, ma noi abbiamo, diciamo la verità, abbiamo anche delle riprese, cose assurde che chissà, forse un giorno le faremo vedere, ma di errori, di ma cose. Possiamo anche dire una cosa senza dire. Mm-hmm. Che stiamo lavorando a nuovi progetti insieme, sì, questo sì. Lo possiamo accennare. Ma lo so perché molti mi hanno detto, ma cosa state, vabbè, poi vi vedete. Non è, lo cosa, saprete, vabbè. Lo saprete, seguiteci, seguitelo, seguite e lo saprete. Altre cose insieme. E niente, quindi io adesso ti scaricherò da qualche parte. Sì, mi sembra un'ottima idea. Tu, gomba, te ne va. Io ora me ne vai, gomba, che è tardi. Quindi noi, tu fai adesso un saluto, saluta i nostri... Ciao belli. Non solo telespettatori, nisseni, ma anche... Nisseni, non solo nisseni, diciamo, tutti quelli che seguono questo programma folle, geniale, creato da quest'uomo, nonché mio fratello maggiore. Continuate a seguirlo perché merita di essere seguito, continuate a seguire anche me perché probabilmente merito anche io di essere seguito. Tu meriti molto. Se ci odiate, itevi in casa e facete un'altra cosa. Taliatevi un altro programma, state tranquilli. Non ci offenderemo e non ci mancherete, tranquilli. A posto. Va bene, allora Luca, dove ti faccio scendere? Non lo so. Ti faccio scendere qua? No, la questura no, però. La un po' più là. Là, ok. Quindi che dire, vabbè, noi ti auguriamo in bocca al lupo, ti seguiremo sicuramente. Grazie. E quindi che cosa dire? È facile, attenzione, che dipende come vanno le cose, possiamo anche fare un'altra trasmissione. Chi l'ha detto? Cioè, noi siamo soprattutto il numero di followers che impazzirà per questo momento nostro potrà dire fatene ancora un'altra. Ma penso che c'è anche la curiosità di capire noi che cosa abbiamo in realtà creato. Esatto. Cioè le cose che abbiamo un po' raccontato così, queste piccole curiosità, perché abbiamo anche dei video, abbiamo delle cose, ma potessimo contare veramente assai. Allora, un attimino io accosto. Va bene, quindi, ragazzi, Luca, diciamo, io ti saluto. Salutiamo, ne vediamo. Faciti i bravi e occhio alla penna. Occhio, ok? Ok, bello mio. Grazie. Tomba, grazie a te. Ci vediamo pedi. Ci vediamo pedi. Ok, pedi. Luca, mi raccomando. Ciao. Alla prossima. Eccezionale. Comunicazione non verbale. Ok, questo era il nostro carissimo Luca, che ha raccontato delle cose eccezionali, delle fantastiche esperienze. Sia fatte su questa città che anche in giro per il mondo, quindi un misseno che ha molto da raccontare. Lo seguiremo, lo seguirete anche voi sicuramente. Io che cosa vi devo dire? Niente, ci vediamo al prossimo appuntamento dei Pedipedi. Ospite, non lo so, non so chi salirà su questa macchina, potrebbero anche salire più persone, anche gruppi, guarda, fino a tre persone li possiamo pure ospitare, quindi non sappiamo chi verrà sulla macchina di Pedipedi. Da parte mia, da Roberto Gallà, TFN, un buon proseguimento delle nostre trasmissioni o di navigazione se ci state guardando dal web. Detto questo, ciao a tutti e alla prossima puntata di Pedipedi.